Ve lo ricordate questo rasaerba? L'ho acquistato 2 anni fa, eravamo nel 2022, l'ho utilizzato per 2 anni ininterrottamente, ovviamente durante la stagione primaverile ed estiva, ed oggi con questo video faremo 2 cose. Tiriamo le somme sulle mie impressioni d'uso dopo 2 anni di utilizzo e facciamo la manutenzione completa perché, a parte il cambio d'olio dello scorso anno, non ho fatto mai niente, non ho mai affilato neanche la lama. Quindi in questo video vediamo le mie impressioni d'uso dopo 2 anni, vediamo il cambio dell'olio, 2 metodi diversi, vediamo il cambio della candela o la pulizia e la pulizia del filtro dell'aria, perché quelli nuovi mi devono arrivare. Poi vi dirò dove acquistarli e dove pagarli solo 3 euro l'uno invece che 10-12. Però ho già controllato, non è sporco, quindi gli diamo una soffiata e tiriamo avanti finché non arrivano i nuovi. Ci vediamo dopo la sigla. Interrompo brevemente il video perché volevo presentarvi il nuovo blog coltivarelorto.com. Questo blog affianca il blog mio storico di unorsoincampagna.com e, a differenza di quest'ultimo, qui parliamo soltanto di orticoltura e di giardinaggio. Non troverete altre notizie che non siano soltanto la coltivazione dell'orto e come fare il giardinaggio. È un blog molto veloce, ho puntato molto sulla velocità, sulla freschezza dei contenuti, su una grafica molto molto semplice e sulla velocità, come vi dicevo, di esecuzione. Vi faccio vedere, vedete, apre tutto molto velocemente. Quindi anche da mobile, con lo smartphone e con il tablet, non avrete assolutamente problemi per gestire, per leggere questo blog. Ogni giorno vi saranno contenuti nuovi e quello che volevo farvi notare è che, fino a che potrò permettermi di sostenere i costi, non troverete pubblicità, non ci saranno pop-up, non ci saranno finestre che si aprono. So che dà un fastidio, io mi rendo conto, però a un certo punto bisogna poi inserirla, perché i costi di manutenzione e gestione sono veramente molto alti e, se non si hanno altri introiti, questo è un problema. Però per qualche tempo, finché potrò gestire le spese di gestione del blog, tranquillamente voi non troverete pubblicità. Vi faccio notare soltanto che all'interno troverete il calendario di semina, e lo stesso che avete visto su Un Orso in Campagna è solo leggermente modificato, più veloce, più semplice da scorrere, e vi può venire utile. Bene, detto questo, riprendiamo il video, vi auguro una buona continuazione. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Cominciamo con le mie impressioni d'uso. 2 anni di utilizzo, l'ho utilizzato tutta l'estate del 2022, primavera e l'estate 2023, e ho iniziato a usarlo da 3 settimane. Ho già falciato circa 3.000 metri quadri di erba, quindi lui sta lavorando, ha sempre lavorato, non si è mai fermato. Allora, sono veramente contento di questo acquisto, perché, vi dico la verità, non mi ha dato mai un problema. L'unico problema che ho avuto è stato per colpa mia, quando ho preso il sasso ma l'ho rimesso a posto. Rispetto alla configurazione originale, vi ricordo che questo aveva 4 tipi di scarico: a quello laterale, quello posteriore, il mulching e la raccolta. Ho apportato una piccola modifica perché io taglio l'erba sempre abbastanza alta, è molto alta, quindi non la raccolgo più. A dispetto di quello che volevo fare, non riesco a raccoglierla, e l'unica modifica che ho fatto sono quelle di utilizzare contemporaneamente sia lo scarico laterale che quello posteriore. Quello laterale negli spazi larghi va benissimo, ovviamente se si tocca sugli alberi c'è il rischio di, vedete, staccare la paratia, ma poi ci si deve fermare e la si rimette a posto. Vi faccio vedere solo lo scarico posteriore. Ecco, lo scarico posteriore ho utilizzato i suoi distanziali originali, eccoli qui. Quindi con l'erba umida ho ancora problemi di otturazione, ogni tanto mi devo fermare perché ovviamente si intasa, ma con l'erba asciutta è eccezionale. Mi scarica dietro e scarico lateralmente. Per chi non avesse visto l'altro video, lo scarico laterale è semplicemente una paratia che si infila sotto quella mobile, basta, finito. Generalmente lo utilizzo sempre con il selettore dell'altezza al massimo. Quando lavoro nel frutteto non mi interessa avere il prato all'inglese, devo falciare velocemente, e quindi la leva è posizionata alla massima altezza. In questi 2 anni, come vi dicevo, non ho mai cambiato nulla che non fosse l'olio dello scorso anno, e quest'anno vediamo un attimino come funziona. La manutenzione ordinaria andrebbe fatta ogni 15-20 ore di utilizzo. Io ormai ci sono vicino tra la fine dello scorso anno e quest'anno, quindi lo devo fare. Vi ricordo che ci va l'olio 15-40, non ci sono filtri da cambiare a parte quello dell'aria. Iniziamo dalla cosa più semplice, che è il filtro dell'aria. In questo caso non ci sono viti, ecco qui, vedete, è abbastanza pulito.
devo essere sincero, pensavo averlo sporcato di più. Il motore gira bene, vedo che ha una buona resa, è pulito quando lavora, quindi adesso semplicemente lo cambierei comunque se lo avessi, deve arrivare. Allora, se lo acquistate in Italia costa intorno ai 10-12 euro, se invece lo acquistate su AliExpress, vi lascio il link qua sotto, ne acquistate due per pochi euro, veramente conviene come spesa, bisogna però aspettare qualche giorno. Per soffiarlo semplicemente dall'interno verso l'esterno e poi gli si dà una soffiata fra le alette. È tornato quasi nuovo, dai. Per il rimontaggio non ci si può sbagliare perché ha una sede, altrimenti non può montare. Ecco qua. E questo è fatto. Vediamo adesso la candela. L'accesso alla candela su questo decespugliatore è molto molto semplice. Si toglie il cappellotto. Io l'avevo già allentato. Si svita la candela. Ho allentato anche questa. Faccio vedere. Con una chiave a tubo. E buona norma. Analizzare lo stato di usura della candela prima di sostituirla. Allora, questa per me non è da sostituire, ma dal momento che l'ho acquistata, eccola qui, la cambio ovviamente dopo 2 anni. Però vi faccio vedere un attimino l'analisi che c'è da fare. Vedete, i residui di combustione sono belli, sono color nocciola soprattutto sopra. Ai lati c'è qualche residuo in più di combustione, che è questo di color nero. Quindi, se non abbiamo in casa la nuova candela, se non la vogliamo cambiare, se è un'operazione che facciamo una volta all'anno e lo usiamo veramente per poche ore, con una spazzola di ferro, piano piano si pulisce il filetto. Bisognerebbe mettersi al banco, eh? Si ferma al banco, si pulisce il filetto dalle incrostazioni, si pulisce l'elettrodo superiore e quelli laterali. Vedete, in pochi secondi è tornata quasi nuova. Se dovete sostituirla, vi consiglio di acquistare quella esattamente uguale a questa, che è la Torque F7RTC. Io l'ho appena acquistata su Amazon, eccola qui, e costa circa 8 euro spedita a casa. Se avete un negozio vicino, probabilmente la pagate intorno ai 5 euro, 5-6 euro. Eccola qua. Un consiglio che vi do da vecchio meccanico: controllate sempre il serraggio di questo cappellotto qui, perché una volta capitava che si sfilavano e quindi poi il cappellotto che si andava sopra si muoveva e non faceva contatto bene. Quindi dategli magari una serrata o controllate con le mani. Ecco, guardate la differenza tra la nuova e la vecchia. L'elettrodo praticamente è uguale, vedete? I vecchi meccanici, quando si consumava l'elettrodo, davano due colpetti sopra e con lo spessimetro regolavano la distanza tra gli elettrodi, perché la distanza è segnata sui manuali di uso e manutenzione, ma ormai non si usa così più, nel senso che con 6-7 euro si compra una candela nuova e non si hanno problemi. Quindi io metterò questa qui. Una volta arrivati fine corsa, bisogna dargli un po' di serraggio, poca roba. Vi dico che non è comodissimo, perché è leggermente inclinata la candela e non c'è molto spazio per la chiave. È fatto, veramente dato pochissimi gradi. Se avete un po' di spray per contatti lo potete mettere dentro, io al momento l'ho terminato e quindi non lo farò. Si inserisce la pipetta finché non c'è il clack. Vediamo adesso il cambio dell'olio. Per il cambio dell'olio non c'è un vero e proprio scarico come sui motori normali, ma lì da dove rabbocchiamo è lo stesso punto dove dobbiamo scaricare. Quindi abbiamo due metodi sostanzialmente per fare il cambio dell'olio. Il più semplice: si mette una bacinella sotto, si piega il rasaerba e si scolla tutto lì nella bacinella fino a che non cade l'ultima goccia. Oppure si toglie il tappo. Io una ventina di anni fa comprai questa pompetta per il cambio dell'olio, la vendono ancora, ovviamente in fogge diverse, colori diversi, ma è la stessa cosa. Funziona 12 volt con una batteria da macchina. Si infila il tubicino nella coppa dell'olio, un'altra parte, l'altro tubo si infila in un recipiente, si aziona la pompa, aspira l'olio e lo scarica dall'altra parte. È un sistema veramente bello, pulito. Certo, non si raccoglie il fondo, questo è normale, però questo non è un motore diesel, voglio dire, l'olio è ancora molto pulito e molto bello, e quindi utilizzerò questo sistema qui. Così, se non l'avete mai visto, faccio vedere come funziona. Si scende nella profondità della stina, quindi arriviamo più o meno qui. Ecco, sono abbattuta, mi fermo lì. Qui ho un recipiente vuoto, filo l'altra parte, è collegato alla batteria d'auto e semplicemente, vedete? Ovviamente questa pompa io l'avevo acquistata per il cambio dell'olio della macchina, Poi con gli anni l'ho fatto sempre di meno, mi è rimasta, ma per i piccoli lavori come il motocoltivatore, rasaerba e quant'altro è comodissima davvero. Vi ricordo che quest'olio ha circa un anno di vita. Ecco, dovremmo essere arrivati.
Quando la pompa cambia rumore vuol dire che sta aspirando, ecco, aspira il vuoto, ci si mette qualche minuto in più, ma è un lavoro molto pulito, eh. Come riprova soltanto se abbiamo tolto tutto l'olio, puliamo la stina, la mettiamo, perfetto, non c'è niente più. Per il rabocco dell'olio ci vanno circa 500 grammi, però dobbiamo andare a tentativi per essere certi. Ecco, siamo arrivati, siamo proprio un pelino sopra al massimo, quindi è più che sufficiente. L'ultimo lavoro da fare è la filatura della lama. Una sola raccomandazione però, ora noi qui all'interno abbiamo sia benzina che olio motore. Ricordatevi sempre che non bisogna mai capovolgere questa erba dal lato del filtro dell'aria, altrimenti potrebbe fuoriuscire dell'olio motore. Il filtro dell'aria è qui. Se si deve capovolgere, si capovolge da quella parte lì, altrimenti la cosa migliore è metterlo in piedi. Ecco qua. Lo analizziamo anche sotto, l'ho pulito ovviamente, l'ho lavato prima di fare questo lavoro, prima di fare il video, era abbastanza pulito, anche perché ogni tanto lo lavo col bocchettone nell'acqua, quindi si mette l'acqua, si apre il rubinetto, si accende il motore, la lama gira, girando lava abbastanza bene il piatto, poi ho raschiato un po' quello che c'era, ma il piatto è in acciaio smaltato, un lettore mi aveva chiesto di quanto è lo spessore, onestamente non l'ho misurato, non ho il calibro con me, ma non è molto spesso, eh. Sarà un millimetro e mezzo, due millimetri, non di più. Ora dobbiamo smontare la lama, ma prima dobbiamo bloccarla in qualche modo, perché altrimenti gira. Non ho una pistola ad aria compressa, sarebbe la cosa ideale, e quindi adesso dobbiamo capire come devo fare. Allora, nonostante i miei sforzi, se non ci fosse stato l'amico meccanico che mi ha prestato questa pistola pneumatica, non ce l'avrei mai fatta a smontare, a svitare questo bullone qua. È una testa 16 in questo caso, ovviamente si svita in senso antiorario come tutti i bulloni, non ha il senso opposto, ve lo dico perché magari vi può servire. È già ingrassato e questo mi ha fatto piacere, vedete, questo è un piccolo particolare, è già stato ingrassato all'origine, però ciò non è bastato, con le chiavi normali non sono riuscito a svitarla, non c'è stato verso. Quindi se dovete fare questa operazione qui, mettete in conto che se non ce la fate dovete prendere una pistola del genere. Messaggio subliminale per mia moglie: mi serve una pistola pneumatica. Ok, adesso andiamo al banco e gli diamo una molata. E un po' il filo si è rovinato, devo essere sincero, perché io quando taglio, vedete qua, quando taglio non è che vado molto per il sottile. Due vertenze soltanto. Per fare questo lavoro bisogna staccare la pipetta della candela, evitiamo così qualunque accensione accidentale. Non succede, non può andare in moto, però noi togliamo la pipetta ed è una sicurezza in più. Il senso di rimontaggio poi dovete segnarla in qualche modo. Ecco, nel mio caso era così, vedete che c'è ancora la forma della rondella, del rondellone. Se non capite poi, una volta smontato e pulito, qual è il verso di montaggio, semplicemente vi faccio vedere: si tira la funicella e si guarda il verso di rotazione. A quel punto va da sé che va montata con le lame che girano nel verso di rotazione, perché se la montiamo al contrario non taglia nulla. Ecco, questi sono due piccoli trucchetti. Dai, andiamo al banco e andiamo a pulirla. Prima di iniziare guardiamo un attimo i dispositivi di protezione personali: un paio di guanti, un paio di occhiali, quelli sono molto importanti, si ferma in morsa e si usa un disco che nel mio caso è consumato, ma è un disco abrasivo, non è il classico disco da taglio, questo non va bene ovviamente. Allora iniziamo con le lame, faccio prima il senso di taglio, parto dall'interno e vado verso l'esterno, mi sposto perché ho la videocamera. Fatto questo gli do una pulita, giusto giusto una fresata, non è brutta come lama ancora, eh. Dai, gli abbiamo dato una sgrossata, possiamo rimontarla, eh. Vediamo solo il filo delle lame. Ormai quello che è tagliato ovviamente, però tutto sommato, ecco, taglia molto molto di più. Ah sì che taglia, taglia parecchio. Prima di rimontare la lama, un velo di grasso, un grasso qualunque, eh. Questo mi verrà comodo la prossima volta. Siamo pronti, invito a mano, posizione. Vediamo se l'abbiamo montata giusta. Perfetto, vedete il senso di taglio, è corretto. Io comunque poi sono abituato sempre a tirarle a mano, eh. Ecco.
Allora, il libretto di uso e manutenzione prevede una chiave dinamometrica. Se ce l'avete, scaricatevi il manuale e lo fate con i Newton giusti. Ovviamente non ce l'ho, mi accontento di questo. Perfetto, adesso tiriamo giù, mettiamo in moto e vediamo come gira. Dai, siamo pronti per metterlo in moto. Questo rasaerba qui ha solo un difetto, lo ha sempre avuto dall'inizio. È una cavolata, eh? Anche se si spegne, ha bisogno di due o tre pompate nella pompetta per mettersi in moto e non parte mai al primo colpo. E se non metti a posto la candela, mamma mia ragazzi. Allora dai, ricominciamo, vediamo se va. Ecco, come vi dicevo, ci vogliono altre due o tre pompate. Perfetto, allora ribadisco il fatto che sono veramente contento di questo rasaerba. Io lo uso anche con erba alta 30-40 cm, non mi faccio problemi assolutamente di nessun tipo, lui va sempre. Ultimamente ovviamente andavo un pochino più piano perché la lama era finita, ma da questo momento in poi sono sicuro che taglierà benissimo. Non ho da farvi vedere prova di taglio perché ho tagliato tutto la settimana scorsa, circa 3000 metri, quello che dovevo tagliare l'ho tagliato, insomma, però vi posso assicurare che è una gran bella macchina. Se interessa, l'ho presa su AgriEuro, esiste anche la versione con l'avviamento elettrico, è una cosa in più, costa una cinquantina di euro in più, vi può servire o meno, valutate voi. Io pensavo che non mi servisse, infatti come vedete due tiri di funicella e lei parte sempre. Il bello di questa macchina è che ha il selettore di velocità e questo fa la differenza quando dovete lavorare per lunghi rettilinei. Vedete, io ho messo due, a volte metto tre, lei va. Quando invece devo lavorare intorno agli alberi, metto uno, piano piano, piano piano, lei spinge e fa logicamente tutto il lavoro da sola, io devo soltanto accompagnarla. È molto molto comoda veramente. Vorrei solo modificare le ruote per dargli un po' di grip, perché è una gomma talmente dura che non fa grip. Mi devo inventare qualcosa da ricoprirle, magari se avete qualche idea datemela, vi ringrazio. Per il resto, con questa manutenzione sono a posto almeno un altro anno per quanto riguarda l'olio, 2 anni almeno per la candela, che tanto visto che non si consuma. È un motore di origine cinese, come tutta la macchina, ma è fatto abbastanza bene, devo essere sincero, è una buona macchina. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, fateci un pensiero se vi serve, fa anche il taglio mulching se avete un prato un pochino più curato del mio, quindi prendete anche in considerazione da quel punto di vista una macchina del genere. Vi auguro una buona giornata. Ah, vi lascio il link in descrizione di dove andare a vedere le caratteristiche tecniche se volete acquistarla, e vi lascio poi l'articolo di approfondimento e il vecchio video che ho fatto di presentazione. Vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo la settimana prossima.